A Cirò, come in altri importanti luoghi di Calabria, vi sono quelle testimonianze di storia antica, di civiltà architettonica, monumenti che abbiamo visto in questo filmato, che sembrano essere del tutto indifferenti alla pubblica amministrazione e non soltanto allo Stato, ma anche al Comune, alla provincia e a quanti dovrebbero tutelare quel patrimonio, non perché esso richiede un'attenzione inevitabile per rispetto della memoria e della storia, che sarebbe pur sufficiente, ma perché nella prospettiva di sviluppo della Calabria e di quell'area in particolare non vi è cosa che abbia maggiore forza di attrazione e di necessità di essere tutelata di quei monumenti che sono la ragione per cui uno viaggia verso la Calabria, si ferma a Cirò e attende o spera di vedere monumenti che, oltre alla mera sopravvivenza, siano anche testimonianza di un rispetto e di una identità culturale che rimane come un valore fondante della Magna Grecia e in particolare di quell'area della Calabria. Pensare che a Cirò la trascuratezza, l'indifferenza, l'abbandono lasciano quei monumenti in condizioni che determinano soltanto una reazione di sdegno, diventa invece che un vantaggio per possedere quel patrimonio e potersene compiacere, una ragione per dolersene e quindi per ottenere critiche e disappunto e la sensazione di un degrado che è dannoso alla Calabria, a Cirò e all'Italia. E quindi è evidente che nella prospettiva di uno sviluppo di quell'area gli interventi a quei monumenti, che sono stati fatti in modo sommario o addirittura sono stati elusi, sono invece fondamentali e sono la prospettiva che un'amministrazione deve avere davanti a sé e nei rapporti con la pubblica amministrazione e con lo Stato. Quindi occorre una coscienza di quei beni per tutelarli e per ottenere che per essi e intorno ad essi ci sia quello sviluppo della Calabria che ognuno si augura e che a Cirò deve essere il desiderio di ogni cittadino.